Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Miranda e in collaborazione con Radio Miranda la seconda edizione, in questo caso straordinaria, di Le Stelle in Edicola con Gigino Ariberti e Pino Apicella. Gigino Ariberti, ci ha avuto il primo contratto. Ah no, ecco, si siede con noi. Buongiorno a te Pino. Buongiorno a tutti. Buongiorno a te Gigino. Buongiorno a me e buongiorno a voi. Buongiorno a voi, soprattutto a voi buongiorno. Buongiorno, si vede dal mattino. Buongiorno. E possiamo dire che stamattina è un buongiorno, Pino, è un buongiorno. Buongiorno lo vediamo subito dalla testata del giornale Il Mattino di Salerno. Che anche, perché possiamo partire da una canzone di Giorgio Gabriel che titolava Ma che bella giornata. Come sempre il Pippone non smentisce, anche se mattina presto, a quanto sembra, perché voi non lo sapete, ma siamo in onda alle 5:30 del mattino, come potete vedere la faccia del nostro radio trasmettitore Sciacca Gerardo, molto provato perché l'abbiamo tirato fuori dal letto. Perché? Perché sfondano i grillini. Eppure tu li chiami grillini quando poi due minuti fa, prima di cominciare questa diretta, abbiamo detto ma do che palle che li chiamano grillini. Anche perché attenzione alle parole. Palle non è, forse via web non è politicamente corretto. Che stelle Pino, che stelle Pino. Però strano, si dice che l'estate non arriva. Anche perché d'estate, soprattutto d'estate, i grilli cantano. È bello stare qui. A cosa serve il pippone ogni tanto? Allora, noi siamo qui naturalmente, io sono appena arrivato da Roma, ho vissuto questa bella atmosfera, questa bella esperienza con tutti gli amici parlamentari, senatori, con tutti gli attivisti del Movimento 5 Stelle, che normalmente non tutti eravamo lì in piazza, quelli che sono potuti andare, e abbiamo fatto festa, assolutamente sì, la trasmissione è abbiamo un ospite, l'amico Gerardo Locera, controllo la telecamera. Come vedete questa è una web tv casalinga, barista. Sono appena arrivato da Roma e l'atmosfera, come potete immaginare, come in questi casi sia incandescente, cori, pennacchie, c'è stato un po' di tutto, però soprattutto c'è stato l'allegria dei romani, in particolar modo, che erano lì e chiedevano proprio alla Raggi di poter contribuire a migliorare e a salvare dei posti di Roma. Chiedo scusa, dove il degrado politico ormai tu hai detto che era di notte. Era di mattina, ma il sole non era sotto il sole. Ma noi eravamo in base, quindi i raggi del sole hanno illuminato anche la notte. I raggi, assolutamente, ma anche in questo periodo per la giacchetta di Giacchetti. Dopo questa io interromperei la trasmissione. Però siamo democratici. Ti lasciamo passare questa battutaccia. Siamo democratici, non del Partito Democratico, questo ci terrei a sottolineare. Quindi questa edizione straordinaria è voluta proprio per dire un grazie a tutti gli attivisti del 5 Stelle che da 7 anni continuano a combattere, a portare avanti quelle che sono le idee del Movimento 5 Stelle, ma penso di dirlo senza ombra di smentito, l'idea di un cittadino libero, cioè non idee che appartengono a, ma l'idea di tutti i cittadini che essendo liberi da qualsiasi compromesso possono dichiarare in modo, come dire, spontaneo, esplicito. E da lì poi nasce il Movimento 5 Stelle, grazie a Beppe Grillo a Casaleggio, e anche i cori a Casaleggio è stato toccante, è stato commovente. Ma è stato commovente proprio questa sensazione di liberazione, questa situazione che ci ha commosso a un certo punto, quando abbiamo visto Di Maio che praticamente Di Maio sembrava che la mandibola si era staccata da ridere, o le lacrime quasi agli occhi di un Di Battista, per esempio, sì, è stato molto commovente. Era molto commosso. Vabbè, sono due personaggi completamente diversi. Sì. E vengo a quello che di solito io esplicito sempre durante anche gli incontri, è la diversità
che crea poi il punto di forza, non sono le persone che devono essere forse uguali e seguire lo stesso percorso. E da questo abbiamo vissuto la sorpresa di Torino, che quando ci è arrivata la notizia... Abbiamo appeso Fassino. E a me piace più, abbiamo appeso la giacchetta di Giacchetti. Vedi che, vedi che ha fatto una bella... Sei visto per televisione, Grillo si è affacciato alla finestra, aveva... Il gergo italiano si chiama Gruccio degli Acchi. Lui aveva un appendino al collo. Beh, qualcosa che vuole dire l'amico Gerardo? Allora, l'amico Gerardo è un artigiano e crede che la maggior parte dei voti che sono arrivati ai 5 Stelle vengono rappresentati da questa categoria di artigiani, di piccoli commercianti, perché sono oberati dalle tasse e dalla carenza di servizi per i propri figli e i propri nipoti. Certo, la parola a Gerardo. Voglio dare tanti auguri. Sindaco di Roma. Sindaco di Roma. Un auguri, sperando che sia arrivato il momento di portare pace e sia un buon inizio e non una cosa, come devo dire, momentanea. La paura di tutti, diciamocelo chiaro, esatto. C'era la paura di tutti, è quello che naturalmente si è partiti, cioè, bene, sì, e poi ci si perde, ci si perde per strada. Vabbè, allora apriamo proprio abbiamo un dibattito perché è una cosa molto difficile governare in Italia, esatto, con tanta burocrazia, esatto, e tanti uomini che non vogliono perdere la... Ecco, su questo dobbiamo dire una cosa, Gerardo, che forse mi permetto normalmente. Vai tranquillo, io non è il sonno, io intervengo al momento giusto. Al momento giusto, parlo poco e ficco bene stamattina. Ok, allora stavo dicendo, il fatto che questa cosa sia chiara già all'interno del Movimento 5 Stelle è il fatto che ci sono i due mandati. Tanto è vero che a Roma, giornalisti compresi, hanno provato di tutto per smonterrare questa regola e candidare Di Battista. È la dignità, l'onestà, la coerenza e la concretezza di un Di Battista che naturalmente non si è piegato a questo modo di fare, anche un po' vanitoso, parliamoci, a tutti quanti noi piace avere un complimento, essere elogiati. Bene, lui è stato molto elogiato eppure non è sceso a compromessi. Ha detto: queste sono le nostre regole, perché? Perché sappiamo che dopo un certo numero di anni che sei lì, qualcosa di sbagliato può capitare. Esatto. Quindi 2 anni, tu ti candidi col Movimento 5 Stelle, 2 anni sai che vai a casa. Ed è due mandati. Anche fino a sonno, ricordiamo, non è andato a dormire e non fa dormire gli altri. Quindi pure io ho fatto la mattinata stamattina. Vuole partecipare pure Pasquale, no, Pasquale vuole leggere il notiziario di stamattina. Pasquale, sfondano i grillini. Ma non tanto. Grazie. Però allora, vuoi partecipare? No, ti ringrazio, devo andare. Ma comunque tanti auguri ai grillini. No, i grillini. Non li chiamiamo più grillini, si chiamano cittadini. Cittadini e liberi. Ecco, facciamo una parentesi. Cittadini, grazie per essere intervenuto, buon lavoro. Buon lavoro. Apro una parentesi proprio sul fatto di grillini o non grillini. Benissimo. Io non ricordo, però normalmente mi faccio correggere dalla memoria storica di Gigino, un politico coerente, se politico si può dire, come Beppe Grillo. Cioè una persona che dall'inizio ha sempre detto: sono garante, porto avanti questa battaglia insieme a voi, ma a un certo punto mi faccio... Potete partecipare se volete, ragazzi! Gino, no, non mi dare tutti, perché sennò sinceramente la trasmissione diventa un continuo invito. Non ci pensate, se siamo aperti. No, è perché sennò 10 minuti dobbiamo fare. Abbiamo risolto, si spera, i problemi tecnici, vero Pino? Confermi che abbiamo risolto questi problemi tecnici? Naturalmente saremo sempre più efficienti. L'altra volta non c'era la custodia, che l'unità fa la forza. Io in zucchero e caffè a Gerardo, Madonna mia, ce lo giro pure di modo andiamo avanti, perché io non posso fare dei tagli. La prossima volta deve essere meglio organizzata anche nella struttura. Però naturalmente è un'edizione speciale. Questa è un'edizione speciale che andava fatta, andava commentata questa vittoria di Raggi a Pendino. Ma ricordiamo, sono 19 su 20 i comuni che sono andati al ballottaggio. Grazie mille, Gigino. Intanto mi prendo questo caffè.
Sono 19 su 20 comuni al ballottaggio in cui il Movimento 5 Stelle ha vinto, giusto Pino? Se voi ulteriormente addolcire la vittoria dei 5 Stelle, il caffè va gustato. Ve lo gusterò sicuramente in Cicino. Ve lo gusterò sicuramente in Cicino. Dovremmo fare una trasmissione, un'altra trasmissione, la chiameremo Il Pippone. In cui lui farà un monologo, sfogherà questa sua voglia di... Ah, non penso che basterà un monologo, però voglio dire... Facciamo anche... un duologo! Un duologo! No, scusami Pino, monologo, biologo! Biologo! Ginecologo! No, biologo! Ginecologa! Biologo, al naturale, ma in realtà il nostro paese ha visto... Non parliamo di ginecologi perché il nostro paese ha visto... Molti ginecologi... Molti ginecologi al potere... In realtà uno, però valeva per molti. No, e ha fatto i danni di tanti. Tendeva ad andare al così, no? Comunque andiamo avanti con l'analisi, naturalmente così, da buoni siaresi, voglio dire. Probabilmente non sfumata, ma addirittura ignorata, di avere la possibilità di avere una Raggi anche a Siano. Gigi. Sfumata? No, sfumata, proprio ignorata. Perché le persone hanno pensato di ingraziarsi attraverso il clientelismo politico non una donna che guarda caso si chiama Graziella. Ecco, appunto, è sempre pronto e è tosto. Anche, voglio dire, sicuramente dobbiamo lavorare. Dobbiamo lavorare. Capire gli errori che si commettono, ma ci tengo sempre a dire l'unica squadra che in questa campagna elettorale, che ormai passata, sarà dimenticata, ha fatto una campagna elettorale in nome della legalità, in nome della trasparenza, in nome del rispetto, perché molte volte mancano sostanzialmente e noi siamo con chi oggi opera per il bene del nostro comune e siamo disposti anche naturalmente a farlo pragmatico, a fare un'azione reale, ma ci sono delle condizioni che diciamo sono a prescindere e sono la trasparenza, la comunicazione e mettere in atto quelle che sono le cose che hanno detto in campagna elettorale. Ma non solo, cioè non è che siamo rivoluzionari, qualcuno ci ha invitato che siamo troppo la vera rivoluzione è se riusciamo ad educare, cominciando dalle scuole, dagli asili, ai piccoli comportamenti di bambini, perché sono i piccoli comportamenti. Ma piccoli sei d'accordo che questo deve nascere da un esempio forte, sì, di chi oggi amministra dei cosiddetti adulti. Ma io dico anche che voglio dare una responsabilità, proprio no, perché loro se lo vogliono prendere questo potere, diamocelo. Noi viviamo una responsabilità, ma questa responsabilità deve avere il giusto vestito. Bene, no. Il giusto vestito. No. La giusta giacchetta. Può essere, dai. La giusta giacchetta. Ma non essere giacchettisti. Non essere giacchettisti. Quindi voglio dire, non basta andare a pulire o andare sul palco e dirlo. Ci vuole uno sforzo in più. Noi quello che chiediamo è quello sforzo di cambiamento. È la finalità, avete spesso soldi, avete fatto una bellissima campagna elettorale, siete stati a destra e a sinistra, sopra e sotto, avete chiesto ovunque di poter essere aiutati per vincere, perché alla fine si vede come una partita di pallone, bisogna vincere a tutti i costi. Benissimo, l'avete fatto, ok, va bene, non lo vogliamo criticare più questa situazione. Ma adesso le stesse energie le vogliamo spendere per fare... E ho finito. Io volevo aggiungere solo una cosa, se me la consentite, visto che state parlando solo voi oggi. Perché sei stanco. E vi ringrazio di farmi parlare poco, pure sì, perché sono... Sì, ma anche perché tu, da un po' di tempo a questa parte, vorresti assumere il ruolo di... Gigi. No, in realtà io non sono un moderatore. Perché state andando via? Mi lasciano da solo e va bene, continuo. Allora io dicevo, per allacciarmi al discorso di Pino, non basta pulire una villetta comunale, non basta comunicarlo, non basta propagandarlo, perché se stai veramente creando cittadinanza, se stai veramente creando un nuovo senso di comunità, quella villetta non doveva essere sporca, non doveva essere distrutta, perché ricordiamolo,
In quello stato non l'hanno ridotta gli amministratori, in quello stato l'abbiamo ridotta noi tutti. Bravo, bravo, bravo. E ci terrei a sottolinearlo, caro Giorgio Marchese, non serve che tu vada sul palco a dire di aver pulito la villetta, ora serve che tu vada nel paese, tra la gente, a dire di non sporcarla più. Capito, Giorgio? Questo è il nostro messaggio per te. Ed è su questo che noi non ti daremo tregua.